Ciao, sono Esther, una presentatrice realizzata con l'intelligenza artificiale, così come la sigla che vedrai dopo di me. Renato, tranquilli, è quello vero, non potrà mai essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Buona visione! Guardo il mondo dei mercati, non so mai cosa accadrà. Comprare o vendere, chi sarà il vincitore alla fine? Le azioni salgono, i titoli si perdono, ma io continuo a navigare in questa confusione. Oh, compra e vendi, cambia il gioco. Sai come scommettere, sei il re del mercato. Resta al comando. Buongiorno, 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 buongiorno. Ovviamente oggi non potevo non presentarmi con la maglia dell'Aston Villa, 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 Villa. Praticamente ho dormito anche con questa t-shirt. No, 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 me la sono tolta dopo il match fantastico, fantastico di ieri. Che Aston Villa, super vittoria in trasferta contro l'Arsenal. Pensate, l'Arsenal se vinceva ieri contro l'Aston Villa saliva al primo posto quando mancano pochissime giornate al termine del campionato. Arsenal che quest'anno in Premier League le ha vinte tutte, stravincendo, segnando un sacco di gol, una sola partita pareggiata contro il Manchester City e ieri in casa 2-0, clean sheet senza subire gol, secondo tempo favoloso. Unai Emery, il tecnico, ragazzi, questo signore sta facendo miracoli. Ieri c'era l'ennesima assenza, Douglas Luiz, il centrocampista che a noi ovviamente è fondamentale, ma ne mancano tantissimi. Non te ne accorgi, ragazzi, si sogna, quarto posto è possibile, qualificazione in Champions League, Villa, Villa, Villa. Bella, bella, mamma mia, da sogno, da sogno. Allora andiamo, andiamo, andiamo da quest'altra inquadratura. Buongiorno, good morning, good morning, good morning. Fatemi tenere sott'occhio alcune situazioni perché da oggi è cominciato il mio primo corso operativo su un canale Discord dedicato, dove adesso farò più tardi una diretta, farò più dirette durante la giornata. E già, insomma, ci sono delle situazioni operative, se stanno collegate adesso, per il momento non c'è nulla di nuovo rispetto a quello che ho già segnalato. C'è Enel che potrebbe scattare al rialzo, però poi andremo a vedere anche qui all'interno di questo spazio. Occhio agli appuntamenti comincia la nuova settimana e già oggi pomeriggio 15:30 di tutto quello che adesso vedrai sotto nella descrizione del video trovi il riferimento o dal mio sito renatodecarolis.it. Easy Trading Idea, ogni lunedì 15:30 io, Cristian Delle Fratte e Ivan Gaddari, c'è questo appuntamento dove vediamo le strategie e anche le tecniche utilizzando le opzioni vaniglia. Quindi questo è gratis perché è sponsorizzato dal broker Easy Markets, così come è gratis l'appuntamento di essere trader da domani, da ogni settimana, da martedì al giovedì, ore 9, infatti si chiama versione ore 9. Sponsor Purple Trading e ogni mese stiamo vedendo una strategia differente, quella di aprile intraday e aree di valore deviazioni standard, mentre domani riparte e qui non c'è il broker sponsor, quindi c'è un abbonamento che comunque il prezzo è molto contenuto di 49 euro al mese. Essere trader a Wall Street, questo pure come il mio corso operativo su Discord e si mostrano quelle che sono le strategie quando apre Wall Street, quelle che usano i trader americani. Quindi vedete, si riparte con tanta formazione operativa. Trovi sotto tutti i riferimenti. Allora, tu che sei adesso lì su YouTube, tra le altre cose, mi è appena arrivata la notifica da YouTube che purtroppo non è che funzioni molto bene, quindi per tale ragione sotto puoi trovare il link dove c'è scritto ricevi il video via email. Ti mando io ogni giorno il link verso le 10, link della diretta, se non puoi seguire la diretta vale anche come video registrazione. Trovi tutto questo anche sotto. E quindi tu che sei su YouTube, timbra il cartellino, iscriviti a questo mio canale YouTube, metti il mi piace al video e soprattutto la cosa
a cui ci tengo di più, interagisci attraverso la finestra della chat, se sei live o commenti, stai guardando la videoregistrazione. Allora andiamo a vedere, mamma mia, già tantissimi messaggi e tanta bella gente collegata. Grazie di cuore, veramente non è scontata la vostra presenza. Allora, saluto e buon 84-87, sono i minuti in cui ieri l'Aston Villa a un certo punto ha buttato giù la difesa dell'Arsenal, i due gol di Bailey prima e Watkins. Lorenzo, buongiorno, oggi candela rossa o verde? Adesso vedremo. Bruno, Renato, il tuo Aston Villa super performato sabato, era ieri domenica, ma va benissimo, grande partita, grande partita. Graziella, buongiorno Enrico, stamattina sono in orario. Stranamente, bravo Enrico, hai visto? Hai cominciato bene la settimana. Frank, Franco, Umberto, Livio, Gesualdo, Claudia, Mario, Giorgio, Maxilio, Umberto, ricordaci gli orari del corso. Umberto, abbiamo già cominciato. Vieni, 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 vieni. Tu sei tra i 10 perché ho limitato la partecipazione a 10 persone perché voglio che sia molto personalizzato. E poi Mark, Gabriele, Lucio, Domenico, Ottavio, Gianca, buongiorno, buongiorno. Dai, timbrate, timbrate il cartellino. Cartellino. Occhio c'è Amplifon, sta dando qualche colpetto al rialzo. È una delle tre situazioni che stiamo monitorando nel canale Discord dedicato al corso operativo. Ciao Giulio, buongiorno, buongiorno Giulio. E allora, come sempre, prima di vedere i grafici, la Consob vuole che io vi metta nella condizione di comprendere quelle che sono le strategie che sto per farvi vedere. E allora, a tal proposito, entriamo nella trading zone. Oramai lo sai, il link di accesso gratuito lo trovi sotto nella descrizione del video che stai guardando su YouTube. E nel menu di sinistra, chiudo per il momento la sezione news. Vedete il menu ricchissimo che si è allungato decisamente sulla sinistra. Valute, bond, la sezione turbo, WeBank, AvaTrade con corso sulle opzioni, partecipate, questo sta riscuotendo molto successo, il laboratorio di trading, i webinar, qui trovate le iscrizioni anche se volete usare da qui anche il corso e poi finalmente libreria virtuale, ebook gratis, eccolo qui, cliccando su questo link te lo puoi scaricare gratuitamente, lì è spiegato cosa sono le candele ai chinacci, le mie strategie intraday e multiday. Su indici, titoli, valute, materie prime, e in questa diretta parlo della mia strategia multi-day. E allora, vediamo se si è collegato qualcuno. Sì, si è arrivato pure Oksana e Alessandro che scrive: neanche il Medio Oriente ci ferma. E Alessandro, è stata una risposta. Quella dell'Iran, penso che lo saprai, se ne parla tantissimo, è stata una risposta, l'Iran a un attacco subito a Damasco da parte di Israele, ma già da venerdì mattina ha fatto intendere che non vuole un'escalation del conflitto, ha avvisato tutti, è stata insomma, un attacco più prevedibile, penso, della storia. Infatti già anche nella trading zone da venerdì abbiamo scritto attacco imminente nelle prossime 48 ore. I droni, la maggior parte, sono stati tutti intercettati, quindi ecco perché oggi i mercati già c'è una reazione. Vedo gold che sta ripiegando, il petrolio pure, addirittura adesso vedremo c'è una possibile candela rossa. Però quello che dobbiamo sperare tutti è che non si approfitti di questa situazione per degenerare. Quindi ora come ora la risposta dell'Iran, diciamo, che non va bene, ovviamente rispondere violenza con violenza non porta a nulla, guerra con guerra, guerra contro guerra. Però insomma, se resta così, e lo stiamo vedendo oggi dai mercati, diciamo che per il momento, situazione relativamente tranquilla, però può esserci un'escalation da un momento all'altro ed è un fattore di cui bisogna, considerare nelle scelte, delle strategie. Che uno può, per esempio, se vede uno short su gold, una candela rossa, un'inversione sull'argento o petrolio, qui da un momento all'altro può tutto partire al rialzo e viceversa. E quindi, comunque, cominciamo a vedere com'è la situazione in apertura di settimana sui principali indici.
Ed eccolo lì il nostro FTSE MIB. Prima ricordo che sotto c'è il grafico a 30 secondi con la linea verticale che indica l'inizio della sessione, quello orizzontale, il prezzo di venerdì scorso. Ho approfittato anche per farvi una benedizione, benedire, augurarvi ogni bene. Ah, tra altre cose, sappiate, questa non è la short della Aston Villa di quest'anno, ed è qualche anno fa, non è una parolaccia, è un nome di una società che vende auto, quindi non è una parolaccia. Dicevo, sopra il grafico daily Aikinashi che esprime quelli che sono i rapporti di forza tra compratori e venditori, rialzisti e ribassisti, almeno su base daily, il nostro indice in questo momento sale di quasi 350 punti più 1 rispetto alla chiusura di venerdì scorso e si vede del verde Aikinashi, quindi da monitorare la chiusura e vedere se sarà verde anche poi a fine giornata sul grafico candele giapponesi e chiuderà con almeno mezzo punto percentuale di guadagno. Però una verde che vediamo se arrivano confermi in tal senso anche dagli altri indici europei, perché un FTSE MIB che da solo sale, per carità, può anche farlo per effetto dell'andamento dei bancari, di Stellantis o Ferrari, che ne so, però da solo è vero che sta anche sovraperformando gli altri indici, però da solo un FTSE MIB che sale e tutto il resto scendono, la vedo dura almeno secondo me, poi non so se siete d'accordo. Il DAX per esempio è ancora rosso, Eurostoxx è rossa, sono doji, candele di incertezza, ma ancora non si vede il verde che abbiamo visto sul grafico italiano. La France qualcosina e l'indice spagnolo niente, negativo. Vabbè, poi vediamo anche il FTSE 100 inglese che ovviamente ha un andamento tutto suo, giusto per vedere, siamo ancora sotto questa resistenza vicino agli 8.000 punti. Quindi gli altri indici europei, l'Italia da sola, è capitato altre volte che abbiamo noi aperto le danze, soprattutto al rialzo, nell'ultimo contesto, negli ultimi mesi, e poi si sono accodati anche gli altri. Vediamo le borse asiatiche, cominciamo come sempre dal Nikkei che oggi ha chiuso meno 0,74, tendenzialmente c'è questa discesa, vedete questa alternanza di verde e rosso che non mi piace, sembra quasi un grafico candele normale giapponesi. L'Hang Seng meno 0,72 si sta riportando verso la parte bassa, questo supporto dei 16.002, e l'America nella seduta di venerdì scorso ha chiuso con dei cali importanti, meno 1,24. Stavo facendo vedere intanto la dinamica della seduta quasi sui minimi per il Dow Jones, che ha portato a meno 3 il calo dalla candela rossa del 2 aprile, ed è l'indice come sempre più allineato rispetto agli altri europei, a noi europei, mentre lo Standard & Poor's ha fatto qui anche più ritardo, è arrivata la candela rossa, ha fatto un nuovo minimo, un punto percentuale di correzione. Il Nasdaq ha fatto meno 1,66, ma non ha neanche aggiornato i minimi del 4 aprile. Quindi diciamo che due indici su tre americani sono al ribasso, il Dow Jones come sempre più vicino a noi europei, però il resto per il momento correzione in corso, comunque al ribasso, mentre incerto, sono neutrale sul Nasdaq, vedete non c'è né freccia su né freccia giù. E poi chiudiamo con il Russell 2000, l'indice che raggruppa le 2000 piccole e medie aziende, che ha fatto un calo meno 3 anche qui 2 aprile, come era il Dow Jones, un po' come è stata in alcuni casi europei, e quindi il calo è più accentuato anche qui, siamo sui 3 punti percentuali. Occhio ad Amplifon, se c'è in collegamento adesso qualcuno dei 10 partecipanti al corso operativo, Amplifon sta dando segni di risveglio. Guardiamo il mercato obbligazionario, dove c'è oramai questa divergenza di politiche monetarie. La Fed rinvia il possibile primo taglio dei tassi, chissà nella seconda metà 2024, ma se il trend dei dati macroeconomici resta questo, potrebbe anche non tagliare. Invece l'Europa, abbiamo sentito la settimana scorsa la Lagarde, insomma, che c'è questa oramai volontà di tagliare i tassi a giugno. E quindi il rendimento decennale americano, questi rendimenti che vanno dalla parte opposta ai prezzi, è lì che voi fate trading, resta verde, e invece c'è del rosso, perché quando si parla di un taglio dei tassi, il rendimento ne risente al ribasso, così come la valuta di riferimento all'euro. E infatti c'è stata una candela rossa, per oggi già è tornato più 1,39 il Bund a 2,40%, così come il nostro BTP che sta lateralizzando, però anche qui insomma si vede la differenza tra l'andamento del rendimento decennale USA con quello invece con quelli europei.
Preparo la mappa, un'occhiata alla chat, timbra il cartellino, iscriviti al mio canale, metti il mi piace e soprattutto interagisci attraverso la finestra della chat e i commenti se stai guardando la video registrazione. Saluto Jack205, Gesualdo che scrive Forza Roma, Hello Friends, buongiorno, Volpini state tentando Amplifo, ma anche Snam è niente male, è intesa, Aiken Friends, sono già anche Snam e dentro il mirino del corso operativo che è cominciato oggi, Aikinashi riservato solo a 10 persone. Che voglio vedere come va questo primo corso operativo che potrebbe creare le basi per qualcosa di duraturo poi dopo il corso. Però voglio concludere, fatemi allora, c'è una comunicazione dalla mia commercialista. E allora, dai, andiamo a vedere quella che è la situazione dei titoli azionari. Ed eccola qui la mappa con tutti e 40 titoli, mappa che è disponibile sul sito di TradingView tra i widget presenti all'interno della Trading Zone. Ci sono tutti e 40 i titoli, l'ampiezza del box in base alla capitalizzazione, quindi ci facciamo tutti un'idea dell'impatto che può avere una performance di Ferrari e Stellantis rispetto a Moncler o Recordati, Inuit, Brunello, Cucinelli. Poi sono anche messi insieme, raggruppati in base al settore di appartenenza, per esempio i bancari che sono tutti qui a sinistra, vedete come tutti insieme stanno tirando su in questo momento il nostro indice, complice anche il quasi più 3 di Stellantis. Questo spiega un po' l'andamento del FTSE MIB e quella potenziale candela verde che abbiamo visto sul grafico daily. E allora cominciamo a vedere le situazioni operative con Intesa San Paolo che oggi fa quasi più 2% ed una possibile candela verde ai Kinashi. Da vedere se resta lì a fine seduta, se è verde anche sul grafico con le candele giapponesi come adesso e se chiuderà con almeno mezzo punto percentuale, perché potrebbe evaporare nella seconda parte della seduta questo guadagno, restare verde ai Kinashi, ma rossa o doji verde o doji rossa invece sul grafico candele giapponesi. Questa poi la vedremo in chiusura oggi nel corso operativo e vedere anche se siamo di fronte in corrispondenza di un'area di inversione, dove storicamente si sono viste delle inversioni. Unicredit ha disegnato delle candele rosse, per esempio, però secondo il mio personale giudizio non in zone graficamente dove in passato si sono viste delle inversioni e non l'ho presa in considerazione. Banco BPM ancora oggi recupera qualcosa e BPER in questo momento hanno una struttura grafica ribassista e effettivamente vedete che stanno performando meno rispetto a un più 1,76 di Intesa, Unicredit più 1,40. Addirittura BPER dopo una partenza positiva è tornato sui prezzi di ieri. Poi scorrendo andiamo a vedere Eni che fa meno 1% ma resta al rialzo a contatto con questa resistenza dei 15,65, più in alto c'è quella verso i 16 euro. Snam è qui, candela verde l'ho segnalata anche notificata nella sezione Turbo Aikinashi all'interno della Trading Zone, ve la faccio vedere dove vado ad inserire tutte quelle che sono le novità grafiche Aikinashi. Andiamo nella sezione Turbo, eccola qua, qui c'è cerca il turbo ed è spiegato come trovare il turbo di vostro interesse cominciando dal link del sito di riferimento fino alla brochure per maggiori informazioni. Turbo chat, noi traders, turbo traders condividiamo le nostre strategie. Turbo Aikinashi posso scrivere solo io qui e proprio venerdì scorso ho messo queste situazioni verde su Snam, verde su Enel e verde su Amplifon. E quindi però come sto spiegando nel corso operativo, per il momento non siamo praticamente entrati ancora in nessuno di questi tre titoli. Enel, candela verde, ha chiuso venerdì scorso con quasi più 3 punti percentuali, più 2,91%, però l'evoluzione dei grafici 15, 30 e 60 minuti ancora è molto incerta. E poi, come sto spiegando nel corso operativo, mettendo molti grafici intraday e commenti, e poi faremo delle dirette, ci sono tre dirette al giorno, c'è quel più 3 di venerdì scorso che mi fa molto dubitare. Graficamente è bello dove si è andata a confermare e
potrebbe esserci qualche presa di profitto. Stellantis, dove sono neutrale dopo la candela rossa di venerdì scorso, oggi più 2,77, vediamo se ripresenta un'altra occasione al rialzo. Mentre Telecom Italia sta facendo nuovi minimi dalla rossa del 11 aprile nella trading zone, la sezione Team Telecom Italia. Ricordo che trading zone è anche su Discord, se volete. Ci sono delle novità. E poi in attesa dell'assemblea che ci sarà intorno al 25 aprile, non mi ricordo se 23 o 24, comunque attenzione, è un'assemblea importantissima. STM più 0,38, ma non decolla decisamente questa candela verde, ed Amplifon è l'altra situazione che stiamo vedendo. Qui ho messo il grafico a 15 minuti, è meglio se non lo metto visibile, se no mi crea difficoltà sugli altri time frame. Questa è giusto una situazione 15 minuti che sta confermando, quindi attenzione anche ai corsisti, occhio, perché ho detto a 15 minuti non mi piace, anche se sembra aver preso come riferimento il 30 minuti. Potrebbe essere interessante, quindi tra 10 minuti la conferma. Grafico orario però ancora rosso, però adesso voglio poi decidere con calma, insomma, e lo farò più tardi, andrò a notificare se io personalmente, perché sto condividendo praticamente minuto per minuto come io ragiono e come io opero di solito, e quindi anche Amplifon viene da un più 3%, quindi per il momento era partito negativo, come si può vedere, era partito sulla parità, vendite fino a 30,93, sta recuperando. Vediamo, mai avere fretta nel trading. Dalla chat, Raffaele, buongiorno, 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 buongiorno. E allora adesso andiamo a vedere la situazione commodities. Ed eccolo, gold, venerdì scorso, nuovo massimo storico, sfiorati 2.432 dollari, adesso fa più 0,20 e addirittura si vede del rosso ai chinashi. Silver, pure qui c'è del rosso, ma più 1,47, difficilmente, però vediamo come qua si comporterà fino al termine delle contrattazioni. Petrolio oramai sta tergiversando da parecchio tempo la quiete prima della tempesta, rialzo o ribasso, non lo so. Vediamo se conferma a fine giornata questa possibile candela rossa. Il gas naturale, sono neutrale in questo momento su questo asset, e ricordo che tra presto ci saranno i turbo con sottostante proprio il gas naturale. Andiamo a dare un'occhiata all'euro-dollaro, che sta rispecchiando l'andamento dei rendimenti decennali europei in vista di un possibile taglio dei tassi, e quindi, come dicevo prima, euro-dollaro subisce euro negativamente la possibilità di un taglio dei tassi. Il dollaro si apprezza perché c'è un rinvio dall'altra parte dell'oceano, ed ecco il risultato di questa debolezza di euro-USD, che adesso ovviamente ci sono le soglie psicologiche 1,06-1,05, l'ultimo supporto tracciato è qui in basso. Dall'altra parte il dollaro CHF, con cui vi è una correlazione opposta, resta al rialzo. Occhio al dollaro yen, che oggi ha sfiorato quota 154, e qui sto aspettando notizie di un possibile rate check, ovvero un controllo dei tassi da parte della banca centrale giapponese alle fornitori di liquidità, alle sale operative, dove chiede un po' qual è la situazione, ed è la premessa praticamente ad un possibile intervento. Guardate cosa è successo l'ultima volta, 14 settembre 2022, e nei giorni successivi. E allora, si chiude qui questa edizione di Aikinashi Turbo. Io scappo nel canale Discord per vedere e valutare questa situazione che si sta verificando su Amplifon. Vi ricordo i vari appuntamenti che vi ho detto all'inizio di questo video, e ricordo anche che sotto trovate i riferimenti del mio canale Telegram e WhatsApp, se volete usare quelli per essere informati su tutte quelle che sono le mie iniziative. Up the Villa, grande Aston Villa, 2-0 fuori casa con l'Arsenal, che veniva da una strepitosa forma in campionato. Se vinceva erano primi in classifica, e invece niente da fare. Grande, grande Aston Villa. Ci vediamo domani con Aikinashi Turbo, o meglio ancora nella Trading Zone. Trovate tutti i riferimenti come sempre sotto. Grazie, buona giornata, buona settimana a tutti, arrivederci. Twerk, 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 twerk.